Ho fatto un acquisto, ho acquistato un kit per coltivazione idroponica da utilizzare in casa. Con il sistema idroponico noi cerchiamo di coltivare le piante, qualunque tipo di pianta, ma in questo caso saranno lattughe e piante a foglia larga, senza il substrato di terra, senza l'utilizzo del terriccio. Sono nella stanza dove qui tra un mese e mezzo o due avvierò il mio semenzaio, quello che ben conoscete se mi seguite. Al momento ho messo questo kit di coltivazione idroponica. Ci stavo dietro da un po' di anni, la curiosità è sempre stata tanta. Volevo vedere come funzionava. È un kit entry level, costa pochi soldi, mi serve solo per fare esperienza, ma ve ne voglio parlare in questo video. Ve lo presento brevemente, vi presento soltanto il kit. Durerà pochi minuti questo video, poi nel corso delle settimane farò il video sulla semina, vedremo le prime piantine, ora vi dico pregi e difetti e le prime modifiche che ho già fatto io. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, innanzitutto scusate per il timbro della mia voce, sono ancora un po' influenzato, ma ci tenevo a fare questo video. Allora, parto dagli ingombri generali, dopodiché vediamo tutti i particolari. Adesso vedere il mio volto a questo punto serve a poco, vediamo un po' l'oggetto. Abbiamo un ingombro di circa 55 cm di profondità, un metro circa di lunghezza e di altezza abbiamo circa 1,8 m, quindi non è proprio piccolo piccolo, eh. Questa è la versione più grande che ho trovato. Ora mi avvicino e vi faccio vedere un po' gli altri particolari. Arriva completamente smontato, si monta in circa 20 minuti, mezz'oretta. Ecco un consiglio che vi do: utilizzate un martello di gomma per fissare bene tutti i raccordi, altrimenti perde acqua e non è in piano. Se non è in piano, non si riempie correttamente, mi è successo. Quindi questo è il primo punto che vi dico di controllare, insomma. Ecco, cominciamo a guardare nel dettaglio i raccordi. I tubi hanno un diametro di circa 6 cm, sono lunghi, giusto per sapere, poi serve a poco questa informazione, 85 cm. Vi arrivano, come dicevo, tutti smontati, bisogna prima mettere i tappi laterali, anche questi vanno battuti molto bene. Diciamo che in teoria non ci va nessun tipo di collante, in pratica quando voi lo montate capirete poi che battete da una parte e si apre dall'altra, quindi onde evitare problemi in alcuni punti nei raccordi principali io ho messo il silicone, spero che si veda qui, vedete? Semplice silicone trasparente, l'ho fatto asciugare 2 giorni, ho battuto ovviamente, ho fatto asciugare 2 giorni e la struttura è diventata stabile. Il principio di funzionamento è molto semplice: l'acqua entra da qui con una pompa, la pompa è fornita in dotazione, poi ve ne parlo, fa il giro di tutti i tubi, dopodiché passa tramite quel tubo al piano inferiore, fa tutto il giro, passa al piano inferiore ancora con questo tubo qui e alla fine termina direttamente nella vaschetta. È un ciclo continuo di acqua. Di acqua ce ne vanno circa 8-9 litri e il consiglio che vi do è di utilizzare subito una vaschetta capiente, perché se ne utilizzate una piccola, mano a mano che la aggiungete, quando poi spegnete l'acqua che ritorna, defluisce, esce fuori dalla vaschetta, insomma, utilizzata in una grande. Ora mi avvicino, vi faccio vedere un attimino la pompa, e questa è importante. Io a questa pompa non gli davo 2 lire, l'ho vista piccola. Tenete conto che occorre circa 1 metro abbondante di prevalenza per far arrivare l'acqua dalla vasca a questo raccordo qui, quindi avevo già messo in conto di cambiarla. E invece, signori, questa è una gran pompa, davvero 12 volt, 200 litri al minuto, ma soprattutto ha una prevalenza di 1,5 m, quindi questa spinge veramente come una dannata. Ora, qual è stato il problema di fondo? Ve lo dico così, se dovete acquistare questo, acquistate già direttamente il tubo. Il tubo in dotazione è questo piccolino, dovrebbe essere 4-5 mm all'interno. Va benissimo per il raccordo della pompa, ma non va bene per questo raccordo qua. Questo raccordo qui accetta tubi da 8. Quindi cosa succede? È impossibile infilarlo anche scaldandolo. Ho dovuto utilizzare quindi un tubo da 8 che avevo in casa e poi mettere un pezzo di questo tubo sul raccordo della pompa e infilarci poi il tubo nuovo. Quindi alla fine funziona tutto, è tutto a incastro, vedete? Però tiene bene, lavora molto bene come pompa. È un 12 volt. Vi arriva già col trasformatore, si mette a bagno, io l'ho già caricata. Vi parlo soltanto del problema che ho avuto: non avevo battuto bene la struttura, questa tubolare, con un martello di gomma, quindi mi era rimasto leggermente sollevato. Quindi cosa succedeva? L'acqua non riusciva a defluire bene, insomma, a un certo punto mentre caricava l'acqua usciva fuori dai buchi e non va bene. Ho capito il problema, ho messo in bolla il tutto, sono bastate 2 martellate e a quel punto il riempimento è avvenuto veramente in pochi minuti e lo rivediamo insieme. Una cosa che vi volevo dire, molto importante, è questa, guardate. Se notate, dalla base del tubo
a da dove poi esce l'acqua ci sono circa 2 cm. Questi 2 cm restano sempre pieni di acqua, quindi c'è sempre un minimo di acqua sul fondo. Quindi la pompa, a mio avviso, ma non c'è scritto da nessuna parte, farò delle prove, si può azionare secondo me un tot di tempo e poi spegnerla, perché tanto rimane il fondo di acqua. Come funziona? Vedete, in dotazione vi sono questi cestelli, non sono il massimo perché sono troppo larghi qui in mezzo, io ci voglio mettere la pietra pomice ma non ci va perché mi esce da tutte le parti ed è quella grande. Quindi loro danno in dotazione anche queste spugnette che non mi fanno impazzire. Si mette la spugnetta sul fondo, si infila il cestello all'interno del foro, la base rimane sempre a bagno per pochi centimetri, vedete, rimane forse per mezzo centimetro a bagno, e questo permette alle radici di avere sia l'acqua ma soprattutto l'aria, perché se le radici stanno sempre a bagno e solo a bagno, le radici muoiono di asfissia radicale, hanno bisogno anche di ossigeno, e qui dentro lo troviamo. Adesso lo accendo, vi faccio vedere un po' il riempimento, vi faccio vedere un po' come funziona. Ho acceso la pompa, tenete conto che la struttura è già piena di acqua, nel senso che c'è l'acqua qui fino a un centimetro, come vi dicevo prima, perché l'ho già utilizzato, l'ho testato, l'ho provato. Ora guardate quanto spinge questa pompa, perché senza bolle d'aria, senza niente, ho messo l'acqua fresca adesso, perché così ho fatto un ciclo di pulizia, si è riempito completamente il tubo subito, è molto silenzioso. Il rumore lo sentirete tra un po', non fa proprio piacere, perché è uno scroscio di acqua, dell'acqua che viene giù dai due tubi laterali. Ci si spaventa un po', io ho il parquet in casa, quindi al pensiero che ho l'acqua in casa, ma vi assicuro l'ho utilizzata per una giornata, insomma, per non ne ho avuto. Ed è ciò che consiglio anche a voi: se lo acquistate, siliconate tutto, battete i vari tubi, fate asciugare 24-48 ore e poi lo utilizzate senza problemi. Tra un po' abbasserò l'audio e vi faccio sentire lo scroscio dell'acqua. Nel frattempo, ovviamente, silenziosissimi. Ora ovviamente io ho parlato del kit, ma all'inizio non vi ho detto a cosa serve, quindi per questo scusatemi, ve lo dico adesso, e questo pezzo lo troverete anche all'inizio. Con il sistema idroponico noi cerchiamo di coltivare le piante, qualunque tipo di pianta, ma in questo caso saranno lattughe e piante a foglia larga, senza il substrato di terra, senza l'utilizzo del terriccio. Come si fa? Semplicemente tramite questi supporti, in questo caso di spugna, ma come vi dicevo io punto ad avere materiale inerte come la perlite o come le biglie di argilla, dove prima il seme e poi la piantina vengono alimentate dall'acqua che noi facciamo girare e dall'ossigeno che c'è già dentro i tubi. Ora il problema qual è? Ovviamente sono i nutrienti, e qui entro nel punto che mi lascia un po' perplesso sull'idroponica e che mi ha un po' frenato per tutti questi anni, ma adesso volevo provarlo in qualche modo. Il problema è che noi dobbiamo introdurre dei nutrienti esternamente, questi sono dei preparati chimici, io non ho trovato nulla che fosse certificato come agricoltura biologica, mi pare ovvia come situazione, quindi ci dobbiamo affidare prodotti sì di qualità come questo dell'Alba Garden che io ho acquistato lo scorso anno per l'altro piccolo sistema idroponico che vi faccio vedere, di cui vi avevo parlato, il Clizia Smart Garden, che ho ancora, ho rimesso in moto e mi sono sempre trovato bene. Ovviamente dico, dobbiamo affidarci a queste sostanze chimiche qua. È un concime completo, è un concime a lunghissima durata, ne va poco, tenete conto che dopo 4-5 mesi ci sono ancora le palline di concime che si devono sciogliere completamente, quindi non è quello il discorso, ma è un discorso di fondo. Io che sono un fautore del biologico, fin dove posso arrivare con le mie forze ovviamente, ora vi sto parlando di un prodotto chimico che è specifico per questo tipo di coltivazione. Le alternative le sto cercando. Farò delle prove con l'humus lumbrico liquido, vediamo fin dove arrivo, vediamo come risponderanno le piante. Non è certificato per questo tipo di utilizzo, non va bene, sicuramente ci saranno delle mancanze, probabilmente dovrò poi integrare con questo, ma io voglio provarci lo stesso, voglio vedere, voglio capire. Ecco, questo è l'unico aspetto che mi frena un po', che mi ha frenato fino ad oggi sull'utilizzo del sistema idroponico. D'altro canto però è estremamente affascinante, ci sono dei risvolti positivi, ad esempio chi è allergico al nickel con questo tipo di coltivazione può mangiare tutte le verdure, gli ortaggi che prima non poteva mangiare, perché il nickel si trova soprattutto nel terreno e viene poi trasmesso alla pianta.
qui terreno non ce n'è e quindi da quel punto di vista è una grande soluzione per chi ha questo tipo di allergia. Bene, dai, è tutto per questo video. Pubblicherò mano a mano le mie esperienze, ci vorranno delle settimane ovviamente, devo cominciare le fasi di semina. Metterò sia le piantine, quelle che acquisterò, che farò qualche plateau di semina. Dopodiché metterò dei LED sotto perché hanno bisogno di una luce, anche queste, per crescere al pari del semenzaio. Non possiamo permetterci di lasciarle al buio, altrimenti filano, si rovinano, muoiono, sono piantine a tutti gli effetti. Cambia soltanto il substrato di coltivazione. Ci sarà da divertirsi. Io a questo punto, sicuramente molti di voi avranno già fatto o avranno avuto esperienza con l'idroponica. Se mi volete dare qualche consiglio, scrivetemelo qui nei commenti, vi ringrazio. Non arrivo ancora all'acquaponica, quello integrato con l'acquario, con i pesci e quant'altro, per me adesso è impossibile. Quindi mi fermo qui, questo sarà il mio test di questo inverno e tra un paio di mesi, vabbè, accendiamo poi il semenzaio, non ci sarà poi da ridere, ma nel frattempo questo sarà attivo, quindi vediamo come va. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, scusate ancora per la voce, purtroppo sono raffreddato. Vi auguro una buona giornata.